18° municipio, siamo in via Monte del Marmo. Siamo in un tratto di strada sotto al grande raccordo anulare. Guardate qui, iniziamo il nostro percorso sulle buche del 18° municipio. Eccone una importante, proprio subito dopo una curva, dove le persone magari che transitano con un motociclo e tagliano un pochino la strada, la prendono in pieno e possono andare a sbattere contro il ciglio lì del marciapiede, molto pericoloso. Ci siamo spostati dall'altra parte della strada, quella che ti porta al raccordo anulare, e qui la situazione è ancora più grave. Guardate, c'è un avvallamento con rottura del manto stradale e più avanti troviamo una buca identica a quella che abbiamo segnalato qualche secondo fa. Guardate, quasi nello stesso punto, per cui solito problema, un motociclista che passa da queste parti tendenzialmente potrebbe finirci dentro. Qui c'è un cartello che sta per cadere, sicuramente qualche autovettura gli è andata contro, per cui lo ha inclinato e non è molto visibile per chi transita su questo tratto di strada. Ma sotto al ponte c'è un'altra sorpresa. Tra le due buche, proprio sotto al ponte, troviamo cartelli che indicano una rotonda e la segnalano anche in modo pericoloso con un triangolo bianco e rosso, e il cartello che dice che è a 80 metri di distanza da questo punto. Ci auguriamo che gli ospiti in studio non ci dicano le stesse cose che sentiamo da tanto tempo, cioè che questo è un tratto di grande viabilità, perché è sempre il presidente del municipio o i suoi referenti che devono segnalare questo tipo di pericoli per evitare incidenti e danni molto importanti. I tantissimi amici che ci stanno seguendo da casa sanno perfettamente che noi siamo alla ricerca dei problemi che ogni cittadino ha sotto gli occhi tutti i giorni. Ci siamo spostati di soli 100 metri dalle buche che sono sotto al ponte del raccordo anulare. Siamo in via del Casal del Marmo, in un punto bellissimo, a ridosso di un'area verde che dovrebbe essere tutelata ogni secondo. Ed invece, guardate che cosa troviamo. Una discarica a cielo aperto. Dai materiali che troviamo, sembra che siano qui da molto tempo. Le fattezze ce lo raccontano perché sono ricoperti da erbacce. Com'è possibile che un municipio importante come questo non si sia accorto di quello che è qui a ridosso di uno spazio verde meraviglioso ed è coperto anche da erbacce? Guardate le schifezze che troviamo, c'è proprio di tutto, dalle bottiglie ai pannolini, addirittura un manto stradale che chissà dove hanno fatto questi lavori. Troviamo del brecciolino mescolato a del catrame. Le persone che hanno fatto questo sono dei veri criminali, sono dei criminali ignobili che hanno trasformato un bellissimo punto verde in una discarica a cielo aperto. Presidente Giannini, ci appelliamo alla sua carica istituzionale, alla sua volontà e alla sua capacità a ripristinare questo spazio verde in una bellissima zona dove nessuno possa poi gettare i rifiuti in continuazione.